Qui Lex, bentornati sul mio canale ed eccomi qui ragazzi oggi con un nuovissimissimissimo episodio su Let's Play di Resident Evil 7. Ragazzi, vabbè, Biohazard. Ragazzi, siamo arrivati in un punto molto molto critico. Andatevi a vedere lo scorso episodio assolutamente ragazzi perché è stato epico. Siamo adesso Mia, non siamo più Ethan. Adesso siamo Mia, ragazzi. Non abbiamo armi se non la strana bottiglia. Una strana bottiglia trovata in tasca al tuo risveglio, nella proprietà dei Baker. Forse è importante. Che cazzo è sta cosa? È un Gatorade, cos'è? Oh, c'è una scritta. Dove? C'è una scritta, raga. E001? Vabbè. Allora, da che parte, raga? Io spero in Mia che ha una torcia, perché io senza armi non è che mi senta molto sicuro, Ethan? Ethan! Ethan! Non ci credo! No! Ragazzi, non dico niente, non so se è morto, ma sei stato infetto? Cioè, sei stato infettato? No, non ci credo. Ci abbiamo curato lei e ora è infetto lui, che cazzo. Merda, raga. Piano, Mia. Raga, qua si entra nella... Ah, ce l'hai la torcia, meno male. Oh, madonna, raga, che ambientazione. Oh mio Dio. Bellissima. Cioè, oddio, mi sto cagando addosso, ma è bellissima. Raga, che brividi sulla schiena. Cos'è? Oh mio Dio. C'è qualcosa qua? No. Raga, io sento qualcosa. Ragazzi, sono in silenzio perché non ho parole. Maledizione! Mi sono cagato! Che cosa è stato? Vorrei saperlo pure io, Mia. Aiuto. È troppo tranquillo sto posto, raga, non mi convince. No, cos'è? Che è stato? Raga, comunque io mi sto adesso chiedendo, se io avessi scelto Zoe, adesso staremmo impersonando Zoe? È interessante come cosa, ragazzi. Questo porta magari a rigiocarlo il gioco per vedere com'è l'altra parte, insomma. Ovviamente lo farò da solo, raga, lo rigiocherò da solo, difficoltà massima. Madonna. Un uomo,
Ragazzi, dopo aver completato il gioco ti sblocca la difficoltà manicomio. Oh, Madonna, ragazzi. Aiuto. Cos'è? Oh, calma, eh. Siete tutti calmi. Raga, è buissimo, porco cane. Mi date una pistola? Senza armi non mi sento più. Niente sicuro in sto postaccio, raga. Raga, qua c'è una botola chiusa. Sono morti. Ah! Sono tutti morti. Che dici? Nella sala macchina. Che diavolo stai parlando? È lei che li ha uccisi. Servono armi, ne abbiamo su questa nave. Io non lo so. Possiamo ancora fuggire da questa parte. Ma Berta! No, vabbè. Ma raga, ma perché lei ha queste allucinazioni? Perché mo' è aperta se prima era chiusa? Ce l'ha aperta Evelyn? No, ti prego. No, ho messo i condotti alla Solid Snake, non mi, non, alla Metal Gear, non mi piace, mi migliorano. No! Raga, mi sto cagando sotto! Mi sto cagando sotto! Mi sto veramente cagando sotto, ma di brutto. Ma raga, c'ho paura di andare avanti, giuro. Qua non si può andare. Abbiamo due strade di qua, raga. Stanno chiusi. Moneta! Però c'è la moneta. Oh, calmi, eh. È chiuso, raga, ma è buissimo qua dentro. Aiuto. Elenco dell'equipaggio. Capitano Ed Carril. Direttore di macchina Paul, Giovanni, Clark, Dwayne, Jim e Gerald. She's not my child, non è la mia bambina. Arca puttana, Eva Troia! Cazzo! Non hai fatto una bella fine, eh? Deve essersi nascosto da qualcosa, eh. Lui è che non ha fatto ugualmente una bella fine, questo qua. Non è la mia bambina. Perché mi sto cagando sotto. Oh mio Dio! C'è niente qua.
È dentro di me. È dentro tutti quanti. Oh. Rumore. Sai che nel gioco. Niente, raga, io vado avanti. Sti rumori! Basta! Sto cagando sotto. Venire Annabelle. Data di costruzione 1987. Minchia, 87? È vecchiotto sta nave. Che devo fare, raga? Posso scendere qua? Posso scendere? Comunque c'è la porta però. Madonna! Ora stai ricordando? No! Che cosa sei? No, ma voi siete matti. Minchia, raga, ho i brividi, porca puttana, che è dappertutto. Cos'è che sta ricordando? Ragazzi, mia, chi è? Ma secondo me, come ho detto l'altra volta, secondo... Ah, è aperto, ok. Secondo me... Mia è la sorella di Evelyn, c'ho sto presentimento. Perché c'è una foto. Se vi ricordate. Dove c'è la scala? Oddio mio, raga. Stress. Cos'è sta luce? Ma mi date una pistola, per favore, no? Oh mio Dio! Hai detto che saremmo stati una famiglia. Di cosa stai parlando? Me l'avevi detto! Aspetta! Sono stufa di aspettare. No! Raga, qua ci vuole qualcosa che... Merda! Raga, io non ho armi. Raga, c'è un mostro di là, io non ho armi. Erba. Come spacco la scatola se non ho armi?
Ma qual è il nostro obiettivo? Cerca Ethan, ok, cerca una. Ah, cerca un fusibile. Ma io non ho armi, là c'è un mostro bruttissimo, come faccio? Ragazzi, tipo l'Icar là, quella specie di Icar a quattro zampe. Madonna santa. Ma non ho niente. Visto. Chiudi, chiudi. Oh madonna mia, che culo. Save room. Cioè non c'è, non è la save room ragazzi, perché non c'è la canzoncina, quindi non sono andato in save. Oh, grazie a Dio. Sì, una pistola. Ok. Ora mi sento un po' più tranquillo, anche se sono solo due colpi. Quindi effettivamente non è giusto granché. Cazzo. Non c'è niente, qua non c'è niente. Ma neanche. Raga, diamo una salvata. Madonna, oh ragazzi, pesante sto pezzo, eh. Molto pesante. Siamo 16 minuti, 17 minuti. Ok, salvato. Niente, raga, affrontiamo, che dobbiamo fare? Non c'è più. Raga, fatemi tornare a prendere quella scatola, forse ci sono dentro proiettili. Per farlo qua. Polvere da sparo. Eh sì, ci può essere sempre utile per creare proiettili, però non c'è loro il fluido. Fa culo, sapevo. Via, via, via qua. Corri, scappa. Due ce ne sono. Via, 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 via. Corri, corri. Oh! No, 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 sfondano questi, raga. Oh, cazzo. Non mi interessa, dammi i proiettili. Ti prego. Sfondare sta cosa, non c'ho. Non ho il coltello, merda. Allora, non c'è più scampo. Con questa nota posso far sapere tutti cosa è successo. Io ho fatto il turno di notte, quindi verso mezzogiorno sono andato a riposare negli alloggi. Ero mezzo addormentato e ho sentito una bambina che rideva. O forse era solo una mia immaginazione. Mi sono svegliato alle 19:30. C'era una certa confusione nei corridoi. Più un ingegnere di bordo mi ha riferito che stava succedendo qualcosa ai livelli inferiori, forse una rivolta. Era bianco in faccia. Mi ha detto poi che sarebbe andato a controllare, ma non è più tornato. Sono state le 19:50 quando ho sentito urlare. Sono scorso in lavanderia ed è lì che ho visto Clark venire divorato da una specie di creatura nera. Quell'essere si è girato e si è lanciato verso di me, con i suoi enormi denti aguzzi. Ho urlato come un ragazzino e sono scappato via. Ora sono rinchiuso negli alloggi, ancora tremante per l'accaduto, mentre scrivo questa nota. I corridoi sono pieni di queste creature adesso. Tanto in tanto sento ancora qualche grido e non posso andarmene da qui. Questo è tutto, ho scritto tutto quello che so. Giovanni Finetti. Merda.
Raga, non hanno fatto una bella fine con gli stupipaggio, eh. Proprio per niente. Allora. Uccide del rio delle mazioni. La vita della laguna nera. Ok. Oh! Munizioni. Proiettili per pistola, ragazzi. Colpi. Non male. 8 colpi. Non male, dai. Ok, se effettivamente sti mostri con la pistola non è che facciamo tantissimo. Cara Janet. Allora, come stai? Quando riceverai questa lettera sarà ormai passato un anno e mezzo. La vita qui è così noiosa. Giorno dopo giorno sempre lo stesso mare. Questa volta però c'è una novità. Abbiamo dei passeggeri con noi, cosa che raramente succede. Si tratta di una coppia con una ragazzina. Credo siano dei parenti lontani del capitano. Immagino viaggiare in una nave. In una nave cisterna invece di in una nave da crociera. Che razza di dirchi. Ho provato a parlare con la ragazzina, ma suo padre mi ha buttato un'occhiata di quelle pesanti. Perché mai? Ora che ci penso, il capitano ha detto di non avere parenti. Forse ci sto pensando troppo. Mi macchi con affetto a Jim. Qua è chiusa, raga. Fluido. Parti proiettili. Allora. Altro qua. Ah, che cazzo! Oh no! Morto. Ragazzi, la pistola è più potente di quella di Itara comunque. Si sente che lo sparo è più forte. Fusibile. Trovato, ragazzi. Non so tornare indietro adesso. Dirle una cosa, farle un'altra. Ragazzi, pian pianino. Raga, è qua, eh. Dobbiamo fare una corsa. Vai, mia! Vai, 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 ce l'abbiamo dietro! Girato in tondo, cazzo. Beh, però almeno l'ho allontanato. Soluzione medica. Nuova soluzione medica, raga.
Raga, diamo un'altra salvata, va. Che conviene. Mamma mia, ragazzi, che episodio anche questo, eh. Tanta roba. Minchia, mi sto cagando sotto sti cacchio di leaker neri. Mamma mia, raga. Ok. Sbadiglio incredibile, raga. Scusate, ma c'è un sonno che neanche immaginate. Cioè, più che altro perché, ragazzi, vi dico la verità. Stanotte non ho dormito per niente. Però vabbè. Eccolo. Ce l'abbiamo fatta, raga. Primo piano. Primo piano, eh. Secondo piano. E ora bisogna esplorare tutto qua. Allora, cos'è l'altro lato? Ok. Terzo piano. Quarto piano. Minchia, quanti piani, raga. Ci sono una marea di piani. Anzi, questa lasciala così, va. Lasciala aperta. Raga, mi sto cacando sotto in una maniera. Una TV. Guarda bene. Cosa? Perché? Ti devi ricordare. Così poi saremo una famiglia. Mia Winters, test soggetto E001. Raga, forse qua c'è la verità, eh. Attenzione. Trofeo, si prega di riavvolgere. Alan, stai peggiorando. Deve avermi infettato nell'attacco. Ormai è troppo tardi. Ma in fondo è colpa mia. Se si è liberata. Sì, è colpa tua. Ma non ti lascerò morire così. Perché non ti ha aggredito? È parte del suo protocollo di imprinting. Non possono averlo realizzato. Prendi. Contiene campione di tessuto. Trovalo. Sistema tutto. Dai, su, Ivy. Dove sei? Raga, ma quindi lei sa tutto. Ma dove siamo qua, raga? Munizioni mitragliatrice? Ma veramente? Oh, mi piace! Raga, proprio ieri mio fratello gli dico, ma madonna, peccato che nei Resident Evil belli, veri Resident Evil, non mettono mai un mitra. Pac! No, raga, sono felicissimo. Divisione operazioni speciali. Mia Winters. Ah, ma lei è tipo un soldato speciale. Una, che cazzo è? Secondo le informazioni più recenti, sembrerebbe che Evelyn sia ad alto rischio di cattura da parte di organizzazioni rivali se restasse ancora nella... No, sto pensando una cosa. Non è che Mia fa parte dell'Umbrella? Oh mio Dio.
assumere il ruolo di genitori di Evelyn per evitare qualsiasi sospetto. Monitorare i parametri vitali di Evelyn tramite il codex che vi è stato fornito. Se l'operazione dovesse essere compromessa, eliminare Evelyn. Non riesco a dire il nome. Convincia. Baule. Cazzo. La prima vita, raga, l'ho detto. Qua. Ok. Ma dove siamo? Su una nave da crociera? Mi sa, raga. Mi sto cagando sotto. Vai. Sto troppo cagando sotto, raga. Avvicina. Ok. Mia, qua non c'è quella lei, Integratori. Ragazzi, adesso sto parlando poco, ma sono veramente preso. Erba. Non possiamo andarci, ragazzi. Adesso. Altri integratori. Posso combinare tra... no. Munizioni. Raga, lei è di qua comunque, mi sa. Sali. Tutti su un condotto. Ah, siamo dovevamo in prima, ovviamente. Chiusa. E poi sono tornati a lui.
Ragazzi, dove devo andare precisamente? L'ho controllato il piano, via. Comprami 17. Lei là dentro, raga. Aspetta. Porta aperta? È chiusa. Raga, pure qua mi dice che è aperta. Ah no, mi dice che... Come cazzo faccio? Scusate. Non è cattivo. Qua. Ah, proviamo ad andare... Non c'è questo simbolo. Non capisco. Figo è il coltello, ragazzi. Ragazzi, lei è un soldato, secondo me. Di qualche organizzazione, è un soldato speciale. Ragazzi, tutto chiuso, che cazzo devo fare? Cioè, vedete anche voi che è tutto chiuso. Mi incomoda l'ascensore, ma non ci vedo molto bene il piano. C'è qualcosa che non va. Trallallero, trallallà. Allora, aspettate un secondo. Raga, purtroppo non c'è niente per passare qua, eh. Cioè... niente. Raga, non sto capendo. Sono sincero. Per un punto aprirsi. Questa è chiusa, abbiamo detto, sì. Questa... questa... Boh. Cioè qua c'è la porta aperta, però è chiusa. Chiusa qua.
è chiusa dall'altro lato. Aspetta, mi sta venendo un dubbio. Non è che c'è qualche condotto d'aria che non ho visto. Boh, posso chiedere. Ah, qua c'è l'ascensore. E non ci possiamo andare. Qua c'è una stanza iniziale. Raga, l'unico condotto sembra essere questo. Che alla fin fine è inutile, perché noi ci possiamo venire qua dentro tramite la porta. Non capisco. Non è che devo sparare? No. Vabbè, ci ho provato. Oh, mi sembra troppo strano, raga, questo succede. Cacchio di andare, raga. Ragazzi, dopo 3 ore di ricerche era un buco per terra. Raga, c'è un'entrata qua. Non me ne ero mai nella vita reso conto. Non me ne ero accorto, ragazzi. Non perdiamo altro tempo. Sono stati 30 anni. Oddio, cos'è? E lei mi sa, raga, questa. Sta vomitando. Madonna. Devo resettarla. Com'è la situazione? Sta vomitando. Molto più della sua massa corporea. Oh, grandioso. Se continua così, ne vedremo molti altri dei suoi brutti amichetti. Ok, dobbiamo trovarla immediatamente. La situazione ci sta scappando di mano. Sono d'accordo. Ok. Che schifo, ragazzi. Mio Dio. Va bene. Quindi è sbloccata. Ok. Adesso si presenta. Oh madò! Ok. Morto? Quanto mi piace sto mitra, raga. È bellissimo. Ok. Tagliamo qua, Allora ragazzi, adesso credo che io debba andare da questa parte, perché se io ho ucciso il mostro qui vuol dire che la direzione giù. Oh. Merda. S2. È andata all'S2, raga. Oh
mio Dio! No! Salgo! Fanculo! Ok. Oh mio Dio. S2. Raga, è molto brutto questo posto. Ah! Ah! Merda! Cazzo. Che raga, quando sbucano così all'improvviso mi fanno dei colpi. Ok. Raga, andiamo avanti ma con molta molta cautela, eh. Davvero tanta munizioni, ottimo. Lo sapevo io. Ok. Allora, dove siamo? Ok, possiamo andare solo dritti, raga. Qua chiusa. Mio Dio. Qua si sale, raga, eh. Oddio, raga. Ok. Raga, ve lo ripeto, secondo me lei è un soldato o qualcosa del genere. E Ethan neanche lo sa, cioè lei fa parte di qualcosa, di un'organizzazione militare o qualcosa del genere. Secondo me è così. Se non la stessa Umbrella Corporation. Raga, siamo vicini, eh. Qua però c'è un'altra porta. Fluido, ragazzi, fluido. Possiamo farci la cura potente, cioè la soluzione medica. Ok. Raga, c'è qualcosa. Ok. Agente corrosivo. Un potente acido che può sciogliere alcuni metalli. Interessante, ragazzi. Oggetto molto interessante, eh? Non sembra esserci nient'altro, già. Andiamo verso Evelyn a questo punto. Ah, ho capito, devo usare la gente. Lo sapevo. Sei arrabbiata con me, mamma? No, Ivy, non sono arrabbiata. Aspetta, come mi hai chiamata? Non voglio più vivere al laboratorio, voglio una casa. E tu sarai la mia mammina. Va bene, Ivy, sarò la tua mammina, ma adesso vieni subito con me, ok? Raga, ci stiamo avvicinando, eh. Raga, ho paura. È buissimo, ragazzi. Dove sei, Ivy? Oddio.
Dov'è, raga? Di qua. Tornate a... Vivi, aspetta! Madonna mia, raga. Ma perché non seguirla? L'hai trovata? Sì, ma è fuggita. Sta generando altre creature, Alan. Sono ovunque. Proprio come sospettavo. Stai bene? Preoccupati solo di ritrovare Evelyn. Ragazzi, qua. Merda. No, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Cazzo. Quanto ci metti a morire, bastardo? Ancora vivo? Da morto. No, ci stiamo allontanando di qua. Da questa parte? No, di qua. Che qua possiamo usare ancora questo. Munizioni mitragliatrici e erba, buona. Molto buono. Bomba a distanza? Bomba? Wow. Che cazzo faccio? Ah, è da piazzare per terra? Vabbè. Merda! Ok. No, 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 la bomba, la bomba. Boom. Morti. È tipo un C4, ragazzi. Molto utile contro questi qua. Merda. Uno, due. Terzo piano. Dai, 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 ascensore, dai! Cazzo! Ok. Tre. Il sistema merda, di isolamento d'emergenza è stato attivato. Ma come? Ok. Ma di là dobbiamo andare. Dannazione. Non c'è più quello, raga. Non risponde nemmeno. Alan, Alan, dove diavolo sei? Evelyn è di sopra. Cazzo. Di sopra dove? Posso usare l'ascensore? Ah raga, qua c'erano delle porte che ricordate che non potevamo andarci, forse adesso con l'acido possiamo.
questo. Ah, non è una porta, questa è una specie di... bombe. Ottimo. Ok, vai, vai, vai. Porca puttana! Puttana! Fatto fuori. Ragazzi, sono potentissime ste bombe qua. Dove è andata? Oh merda. Beccatevi questa. Raga, mi fa entrare però, eh. Vai, vai. Com'è aperta questa, raga? Sulle scale. Oh, bisogna vedere se c'è qualcosa, no, c'è niente. Merda, raga, che ansia. Probabilmente, ragazzi, questo è l'episodio più lungo della serie, eh. Perché... terzo piano, raga, ci siamo, eh. È buissimo qua, raga. Ma questa non è la stanza dove abbiamo fatto la cassetta? Eh sì. Sì, è qua. Uè, Alan. Come sei arrivato qui? Dov'è Ivy? È fuori controllo. Sta peggiorando sempre di più in assenza di cuore. Tanto io sono il capolinea. Non dire così. Lei si fida di te. Quella mocciosa non mi ha mai... Ok, aspetta. Ivy, no, Ivy, Ivy. Alan, non ascolta. Volevo chiamarti. Lei Ivy, sta cercando di controllarti. Devi riuscire a resistere, io... capito? No, giuro. No. Evelyn. Basta. Basta. Adesso smettila. No. 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 Ho paura che ci siano contagiati. Non ne sono sicuro però. No, questo è l'inizio del gioco, raga. Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma... quello che posso dirti è che... se troverai questo... stanne lontano. Dimentica di avermi conosciuta. Sii felice. Ma come?
Oddio! Oh! Adesso staremo insieme per sempre. Non ho parole. E allora lei come ha fatto ad andare dai Baker? Ma c'è qualcosa che non mi torna, raga. C'è qualcosa che non mi torna. E poi Evelyn, perché è andata a, cioè, a contagiare la famiglia maledetta dei Baker? Lo scopriremo, spero. Penso. Quindi Mia sta con Ethan solo per copertura, non ho capito. Raga, non ho capito, cioè, ho capito ma non ho capito, cioè. Madonna santa, ragazzi, un bel like, mi raccomando. Raga, episodio assurdo questo. Episodio assurdo. Adesso vediamo che succede, raga, poi concludiamo l'episodio perché sto registrando tantissimo. Sta polvere qua che c'è. Caricamento assurdo, raga. E ricordiamo che questa era una cassetta, come abbiamo visto. Quello che non mi spiego è come la nave sia arrivata vicino a casa dei Baker, effettivamente. Ora ti ricordi? Sì, Evelyn, ricordo. Possiamo tornare a essere una famiglia? No, Ivy, non possiamo. Non lo siamo? Mai stati, non saremo mai una famiglia. Beh, allora non mi servi più a niente. Puttana Eva della merda, troia, troia. Tu sei una troia, bimba di merda. Tu sei una gran puttana. Che spavento, cazzo. Tutto qui. E adesso? Bisogna andare avanti, raga. Un save. Ragazzi, salviamo, ragazzi, assolutamente. Raga, salviamo. Episodio allucinante. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, non mancate, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, ragazzi, iscrivetevi, commentate, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ragazzi, supportate la serie perché è qualcosa. Io, ragazzi, sto amando questo gioco. È il gioco, uno dei giochi più belli. Sicuramente uno dei capitoli più belli di Resident Evil mai fatti. Ragazzi, e sono onorato di giocarlo qua per la prima volta insieme a voi su YouTube. Cioè, è una cosa fantastica. Se ne parlerà tanto, ragazzi, di questo capitolo, secondo me. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio. Non mancate. E, raga, mi raccomando, non mancate perché. Non so quanto manca alla fine del gioco, devo essere sincero. Spero tanto, però ragazzi, non lo so. Ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Bella.